Saluto a tutti. Tutto bene, passo, grazie. Passo volentieri la parola al vice assessore Pia. Va bene, allora io metto tutti in muto e comincio. Mettiti in muto, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Vado? Sì. Vai. Prego Pia, quando vuoi. Pia, ricordati di darti l'audio. Sì, eccomi. Ok. Eccomi, allora, ribuonasera a tutti, benvenuti. Come vi ha ricordato Paola, questo è il nostro ultimo appuntamento. È stato un anno molto particolare e io vorrei davvero ringraziare Paola, visto che è qui davanti a me, ma tutta la squadra dell'assessorato cultura, il nostro assessore Gadi Schoenheit, la mia co-viceassessore Serena Vaturi, Mara della Pergola e Luciano Bassani. Abbiamo lavorato veramente in team ed è stato un lavoro molto molto stimolante. Credo che un ringraziamento speciale vada anche a tutti voi, molti di voi ci seguono assiduamente ed è stato davvero bello fare questo viaggio in un momento così particolare, così difficile, e che ha consentito ad amici vicini e lontani di essere insieme a un appuntamento quasi a casa ogni domenica o come oggi comunque durante la settimana. Noi come Assessorato Cultura stiamo lavorando sodo, abbiamo in serbo per voi una giornata europea della cultura ebraica veramente entusiasmante e un programma per il prossimo anno meraviglioso come sempre, quindi vi diamo soltanto un appuntamento e andiamo un attimo in vacanza. Detto questo, vorrei dirvi due parole sul nostro relatore di stasera. Roberto Zadig, giornalista, è una persona che io ho scoperto come appassionato di musica negli aperitivi in concerto al Teatro Manzoni a Milano. Perché dico scoperto? Lo conoscevo già, ma non l'avevo mai visto come sul palcoscenico, innamorato della musica. Gli aperitivi in concerto erano una serie di concerti di musica jazz contemporanea e il giorno, la prima volta che ho sentito Roberto che parlava di questi gruppi presentandoli, sono rimasta a bocca aperta. Perché al di là della sua conoscenza profonda della musica e di quello che dice, c'è una passione che scoprirete stasera, se già non avete per esempio ascoltato il suo bellissimo podcast pubblicato da Mosaico, potete andarlo a risentire perché è sul sito di Mosaico, ma vi garantisco che è trascinante, perché la sua passione filtrata attraverso la conoscenza mischiata non solo a quello che lui sa della musica, ma anche alla storia, in particolare di Israele, rende queste sue conferenze, anche minime, appunto presentando un gruppo, un viaggio nella musica che è un linguaggio universale, ma che nasconde tantissimi risvolti, tantissime tele che sono tessute fra le realtà etniche, la tradizione, la storia, la cultura. Ecco, io vi invito a questo viaggio particolare con Roberto Zadig. Sono veramente molto contenta di essere io stasera a presentarlo. Buon ascolto. Prego Roberto. Roberto, non riesci a toglierti, a smutarti. Sì, adesso... Bene, allora grazie mille a Pia per la bellissima presentazione, grazie davvero, grazie a Paola, a Gadi, a questa bellissima squadra a cui stasera ho il piacere di unirmi per concludere il ciclo di appuntamenti di Cash di quest'anno. Veramente sono molto felice e emozionato e andando subito al nocciolo della serata, senza troppi preamboli come chi mi conosce sa che amo fare, dunque io stasera voglio portarvi in due viaggi, non solo uno, visto che siamo vicino all'estate, ormai alle porte, stasera viaggiamo per due.
primo viaggio con l'uscita proprio in queste ore di Isra Turra, che è questa opera che ho avuto la fortuna e l'onore di realizzare col mio editore Andrea Iarac, Proedi e la collana Librificio. Poi troverete tutto sul sito www.librificio.com, e questo volume di una settantina di pagine al prezzo di 6,90 euro racconta proprio di un viaggio nella società israeliana attraverso le varie etnie dei cantautori, dei polacchi, gli yemeniti, insomma c'è tutto il kibbutz galuyot, come dico in Israele, il raduno degli esili, proprio è dentro tutta la storia non solo del nostro popolo ebraico, non solo della società israeliana, ma la multiculturalità e la globalizzazione socioculturale di questa Europa e di questo mondo che stiamo vivendo. Quindi non è solo un libro per noi del mondo ebraico, ma è soprattutto anche per l'esterno, che sente parlare di Israele spesso in maniera datata, stereotipata, greve, prede dei luoghi comuni. Invece questo libro, Isramix, il mio precedente, pubblicato sempre con Proedi, si legano molto, ma sono anche molto diversi. Perché? Perché Isramix è un catalogo generico per generi, dalla classica al jazz, come ha introdotto molto bene Pia prima, che ho cominciato col jazz israeliano a conoscere la musica israeliana. Dopodiché io ho pensato, ma sì, andiamo a conoscere anche il pop, e proprio il pop è il centro, il focus di Isra Turra. Quindi musica pop come cartina tornasole e come recipiente e specchio della società israeliana di oggi. E questo è il primo viaggio in cui vi porto, per cui chi vuol conoscere chi sono gli israeliani, che cos'è l'Israele di oggi e in cosa si caratterizzano i principali cantautori, da Matti Caspi, che sentiremo stasera in versione religiosa, chissà cosa direbbe lui, perché non è che sia religiosissimo, però questa canzone che fra poco vi faranno sentire è molto religiosa e si lega a un punto particolare della Bibbia che non vi svelo per adesso. Arik Einstein, Shlomo Arzi, ci sono tutti, secondo le origini, dai classici fino alle nuove generazioni, le migliori canzoni spiegate poi sia testo che proprio senso della canzone, per cui proprio un vademecum nel pop israeliano e nella società israeliana di oggi per capire Israele, il mondo ebraico e il mondo in generale. Questo è il primo viaggio. Secondo viaggio di stasera, sempre partendo dalla sorgente purtroppo sconosciuta in Occidente della musica israeliana, che è rimasta molto spesso intubata nei suoi confini, come purtroppo succede alla musica etnica in generale, che è meravigliosa, che io ho studiato molto prima della musica israeliana, proprio la musica etnica ero fissato fin dai tempi del liceo, proprio ho avuto la sfortuna spesso di essere proprio nei confini di non riuscire a uscire. Il mio compito, nel mio piccolissimo, è di portare fuori finalmente la musica israeliana per farla conoscere come mappa fantastica non solo di un paese, non solo dell'identità ebraica, ma della società odierna. Il secondo viaggio, e qua andiamo al tema della serata, invece è il rapporto proprio fra i cantautori israeliani e l'ebraismo. Allora, siccome la musica israeliana tira fuori, come ha detto sempre benissimo Pia prima, vari aspetti dell'identità ebraica, dalla storia di Israele, in cui ho avuto proprio 2 anni fa, il 20 giugno, cominciavo a parlare di musica israeliana con la storia di Israele attraverso le migliori canzoni, alla società di Israele, Isra Turra, uscito in queste ore, al rapporto fra i cantautori israeliani e l'ebraismo. Concludo questo preambolo dicendo che è molto particolare il rapporto fra musica e ebraismo, perché c'è tutto un dibattito che non è noto per niente all'esterno, perché nessuno ne ha mai parlato, quindi tocca a me un po' illustrarvelo, fra i cantautori religiosi che parlano solo di Dio, dei salmi, di tematiche strettamente legate alla Torah e alla Bibbia, e invece artisti magari più laici, più distaccati, che però rivelano aspetti nella musica israeliana molto spirituali,
spirituali e molto insospettabilmente religiosi che vi presenterò stasera. Non solo, la musica e l'ebraismo sono due cose che si concatenano dall'origine. Pensiamo ai canti dello Shabbat, infatti dedico questa mia lezione al grandissimo Rav Elia Richetti, che ci ha lasciato in questi mesi, che era un esperto e un appassionato di canti ebraici e di musica, e ho dedicato questo mio libro al povero Amit Biran e a sua moglie, ai membri della sua famiglia purtroppo deceduti in quel terribile incidente, perché voglio collegare la musica e l'identità israeliana insieme in un unico grande insieme per parlare di musica, ebraismo, di persone che noi conosciamo e delle nostre radici. Per cui è molto importante valorizzare musica e ebraismo come unico insieme e valorizzare l'identità ebraica attraverso la musica israeliana, come faremo questa sera. Quindi, andando subito velocemente agli artisti questa sera, io stasera presenterò 8 brani fra i più belli in assoluto che ho scelto con una specie di pinza virtuale uno per uno, facendo un breve siparietto della canzone all'inizio sugli artisti e sul significato ebraico di ebraismo che ogni brano tira fuori. Per cui partiamo subito con questo viaggio fra musica israeliana e ebraismo con Gad Elbaz, pop star di origine marocchina e il rapper afroamericano Nissim Black, con questa stupenda Hashem Melech, quindi il regno di Dio sul mondo. Questa canzone in versione da discoteca, molto giovanile, infatti Gad Elbaz è molto amato dai giovani israeliani, il prossimo 20 agosto compierà 39 anni, lui ci porta nel regno di Dio e nella maestà di Hashem sul mondo, quindi un concetto profondamente religioso che ricorre in varie preghiere, in varie tefilot, ecco, però in maniera fresca, giovanile, interessante, accanto al rapper afroamericano Nissim Black, che è un personaggio pazzesco perché lui nasce da una famiglia afroamericana musulmana, poi diventa cristiano e poi diventa un ebreo proprio ortodosso, Haredi, vive con sua moglie e 6 figli in una famiglia strettamente ortodossa, però non abbandona la sua passione per la musica e tanto da duettare con Gad Elbaz in questo stupendo brano che adesso ascoltiamo subito. Per cui cominciamo con la nostra super classifica dei brani con Hashem Melech, Gad Elbaz e Nissim Black. Prego, buon ascolto. This is the world make over. Mashiach will come take over. You're the king. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Inlo. Adesso, dopo aver ballato così virtualmente, perché da casa purtroppo si può fare ben poco, dicevo scherzando, adesso torniamo a una musica israeliana molto diversa, perché sono tante identità e tanti ebraismi che si mischiano in un unico insieme. Dopo il video ambientato a New York, come avete forse riconosciuto dal ponte e dal sottofondo e da questa dance molto scatenata di Gad Elbaz e Nissim Black, qua andiamo al secondo brano, Eyal Golan, superstar conosciutissimo in Israele, molto poco purtroppo qua in Italia, ma alcuni lo conoscono perché è un big proprio internazionale, che lui è esponente del genere Mizrahi. Cosa vuol dire? Che canta le sue origini marocchine e yemenite, segue il filone di Ofra Haza e di Zohar Argov e di quegli straordinari artisti di origine yemenita soprattutto, ma anche iracheni, le Dota Mizrah, l'ebraismo orientale dei paesi dell'Oriente, ecco,
però comunque in ebraico, cantando canzoni sentimentali, canzoni molto così commoventi, emozionali, come Kshe'at Ito, quando tu sei con lui, una bellissima canzone romantica, ma in questo caso, come in altri peraltro, ci parla di cosa? Dell'importanza di avere fede. E uno magari si aspetta un'ora di religione un po' impegnativa, invece lui riesce a trasporre l'argomento religioso della fede e dell'importanza di avere fede in maniera brillantissima, stupenda, meravigliosa, dando importanza all'emozione del credere, perché il testo è semplice, che lui non è certo un tipo intellettuale, Yalgolan, era un calciatore, uno sportivo, un tipo atletico, disinvolto, però nello scrivere riesce a essere molto efficace. Quindi nella sua prosa del testo, ci sono le parole in spagnolo nel video, ma ve le traduco così in diretta, dove lui praticamente non solo insiste sull'importanza del coraggio nella vita attraverso la fede, e chi ha fede non ha paura, ideale per questi mesi che abbiamo passato, questa canzone ci dà molta conforto e molta grinta, del 2010, uscita 11 anni fa, e appunto valorizza l'importanza del credere. Nishemamin si chiama, colui che crede, e Muna fede, Nishemamin, colui che crede. E finisce con una frase che poi riprenderà un altro artista che sentiremo, di Rabbi Nachman di Breslov, maestro del pensiero hassidico ucraino, vissuto fra la fine del 700 e il 1800, bisnipote del Baal Shem Tov, che diceva che è una grande mitzvah, un grande precetto, e di essere sempre felici. Quindi dalla maestà di Dio sul mondo all'importanza della fede, con questa star di origine yemenita e marocchina, e Yalgolan, una delle principali superstar di Israele, che ci canta questa canzone in una bellissima versione dal vivo che andiamo a ascoltare subito. Yalgolan, Nishemami. יש לכולנו מגדול ועד קטן ימים יפים וגם פעות ובינת תשובה לכל השאלות יש אלוהים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל ונפלה לקרנות את הנתיב אנחנו רק צריכים לדחוק וזה ידוע חיים הם הקנה הכל צפוי והרשות נתונה ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם גדולה להיות בשמחה Ecco, allora avete visto che forza, che energia, che grinta questi Yalgolan, come si dimena sul palco, e sì che a vederlo così, tutto sbarbato, con questa camicia verde sgargiante, non darebbe certo l'idea di uno che ci parla dell'importanza di un tema serissimo e molto profondo come l'importanza di avere fede. E in questo testo così penetrante lui rassicura, lui ci dice che Dio ci protegge, che tutto è predeterminato e prestabilito, e pone quel dubbio che veniva posto anche dal Rambam, il Maimonide, fra predestinazione e invece quello che uno può fare nella vita. Cioè veramente è una canzone che non sembra profonda per niente, mentre invece lui riuscì a trasferire in un linguaggio efficacissimo e molto fresco e brillante, 50 anni compiuti lo scorso aprile, e Yalgolan, questa tematica fondamentale per l'ebraismo che è la fede. E quindi volevo cominciare con queste due canzoni sul regno di Dio, sull'universo, Gadel Basin, Sin Black, e invece l'importanza della fede con Yalgolan.
Prossima canzone, così andiamo un po' veloci. Dunque, lui è un cantautore eccezionale, uno dei pilastri della storia musicale israeliana. Si chiama Matti Caspi e io ho detto, caspita, che bravo, così scherzando, perché quando l'ho sentito veramente mi ha emozionato, ha una voce penetrante, riesce a essere sia molto intimista che molto allegro e coinvolgente, collaborò negli anni 70 con Leonard Cohen, pensate voi, e fece un duetto abbastanza fisso e stabile con il paroliere più grande, più geniale di Israele, che cito sia in Isra Mix che in Isra Tour, un certo Ehud Manor, Ehud Weiner, vero nome di nascita, che quest'anno compierebbe 80 anni, proprio il 13 luglio, e volevo ricordarlo perché è stato un genio questo Ehud Manor, è diventato il paroliere di fiducia di Matti Caspi. Insieme hanno scritto tante canzoni e Matti Caspi ha esordito nel 1974, e vedete il filmato proprio di storia pura della musica israeliana, una perla per appassionati come il sottoscritto, dove lui canta che cosa? Il diluvio universale, quindi una roba serissima, Noè, l'arca, gli animali, gli elefanti, poi descrive abbastanza meticolosamente, lui laico, non è che fosse particolarmente osservante, una famiglia romena massacrata da varie persecuzioni, perché in Romania, come in tutto l'est Europa, gli ebrei ebbero vari problemi. Lui però è nato nel nord di Israele, si è costruita questa identità di cantautore intimista, dove ha portato al successo vari generi, perché è molto versatile e cangiante, e ha cominciato con questo ritmo bossa nova nei miei studi di musica etnica, ovvero sapete Tuchinho, Caetano Veloso, Paloma, citata anche dall'appena scomparso Franco Battiato, tutte queste canzoni di riverbero brasiliano molto coinvolgenti, con cui rilegge Matti Caspi nel 1974 suono di esordio la parabola di Noè e dell'arca di Noè col diluvio, in questa trascinante Noah dal nome ebraico di Noè, con cui inizia una carriera di 50 anni di successi, applausi e emozioni. Per cui un grande della musica israeliana di tutti i tempi, Matti Caspi, con la sua, una delle sue prime canzoni, Noah. Prego. Che vivace, che coinvolgente questa canzone Noah di Matti Caspi. Vedete come l'ebraismo proprio permea la musica israeliana, come sia un aspetto fondamentale che sfugge a quelle definizioni preconfezionate fra chi ci crede, chi non ci crede, che è trasversale, che l'anima anche di questi cantautori apparentemente distaccati da qualsiasi osservanza, invece con cosa ti ha esordito Matti Caspi, parlano di Noè e del diluvio, ed è anche molto divertente come una canzone apparentemente molto seria, perché il diluvio universale
fu una roba pazzesca, fu una cosa con l'acqua che tutto il mondo era inondato, insomma, molto spaventoso. Invece c'è la legge con quell'ironia un po' sorniona, che forse chi mastica un po' l'ebraico ha colto già dalle parole, dove dice, sì, quel cammello, il leone, la tigre e la finestra, l'arcobaleno, insomma, scherza molto, è molto anche piacevole la scrittura del testo di questa canzone. E quindi l'esordio di Matti Caspi per dimostrare come la musica e l'ebraismo siano molto molto collegate, come ci sia molto dibattito fra chi vorrebbe una musica che parla solo di religioni in senso stretto e chi invece in senso molto ampio spazi in tutta la vasta gamma di sentimenti umani. E un'altra cosa molto importante è che la musica deve servire come qualcosa di elevazione verso l'alto, quindi vicino alla spiritualità, lontana da volgarità, maliziosità, cose brutte che per fortuna in questi grandi cantautori non ho riscontrato, quindi ci tengo a valorizzare la profondità di questi autori indipendentemente dalla loro osservanza. Il prossimo autore di una musica invece ortodossa in senso stretto, aderente al filone dei Breslov, che ho appena citato, di Rabbi Nachman, che insieme al movimento di Lubavitch è uno dei più resistenti esponenti dell'ortodossia moderna, Adiran è un esponente proprio classico, uno lo vede vestito nei classici panni degli ortodossi Breslov, tutto in bianco, con quella kippah molto in evidenza, con le basette, con tutto proprio la barba, proprio un ortodosso tout court, che però suona la chitarra elettrica alla Carlos Santana. È un virtuoso della chitarra bravissimo e segue quel filone di musica prettamente religiosa molto bella, inaugurata da Shlomo Carlebach, questo grande cantautore e rabbino ebreo tedesco naturalizzato statunitense, che cominciò così a cantare i salmi di Re Davide e tematiche religiose, e lui è uno di quelli che proseguì insieme a Isaac Fuchs, Jacob Schweiki, anche Gadel Bas, ma in versione leggermente più soft. Invece lui proprio parla di salmi, di Torah, di tematiche spirituali molto belle, molto profonde. Adiran, che ha fatto anche la sigla di un telefilm stupendo, Ushpizin, gli ospiti, e si parlava di Dio in una canzone, Atakadosh, perché tu sei santo, ve la consiglio, una canzone veramente bellissima, molto commovente e molto emozionante. Questa canzone riprende quella frase, Mitzvah Gedola, Liyod Besimcha Tamid, un grande precetto, essere sempre felici, in un concerto incredibile, con un pubblico che balla scatenato, per dimostrare come la gioia, come lo stare insieme, come l'allegria e la voglia di vivere siano caratteristici proprio della musica israeliana e la grande vitalità di questi artisti in una performance fantastica di Adiran, che è un grande chitarrista, e vi proponiamo subito, veramente lo merita, Adiran, Mitzvah Gedola Liyod Besimcha Tamid. Prego. Yeah.
Avete visto che roba, che grinta. Uno diceva da un concerto spirituale, pensava una cosa molto meditativa, molto riflessiva, molto composta. Invece qua di composto c'è ben poco, avete visto come ballano, scatenati, vivacissimi. Sembra un concerto rock to pur. E nella musica religiosa di Israele di oggi, spesso e volentieri, si trova una grande vivacità, una grande vitalità, mista a una grande spiritualità, proprio in mezzo, perché il genere religioso è molto interessante. Lo stesso si può dire del genere jazz, della classica, dei vari filoni. Infatti in Israel Mix ho approfondito Adiran e gli autori del genere religioso, per cui Adiran è sicuramente uno dei principali autori religiosi della scena israeliana, ormai ha i suoi 61 anni, però non è più di giovanissima generazione, però comunque tiene concerti ancora molto vivace e attivo. Il prossimo esponente invece è proprio uno che quella religione sembrava centrare pochissimo. Ve lo dico proprio per dirvi la trasversalità del percorso musicale e spirituale dei grandi cantautori israeliani di vecchia generazione. Lui si chiama Shalom Hanoth, è un pilastro della musica israeliana di tempi. Insieme a Arik Einstein, leggenda incredibile, lui ha cominciato con Arik Einstein, facciamo un riassunto cortissimo della sua carriera, perché su Shalom Hanoch ci sarebbe un'ora da parlare anche di più, perché è stato uno dei pilastri. Lui è nato nel kibbutz di Mishmarot nel nord Israele nel 1946, la stessa località del grande poeta Meir Ariel, erano amicissimi, ha fatto anche varie canzoni. E Shalom Hanoch poi si staccò da Arik Einstein, andò in Inghilterra, suonò col gruppo dei Tammuz, che curiosamente il mese in cui siamo è il mese di Tammuz, giugno-luglio, ecco, fra poco sarà il digiuno del 17 di Tammuz, che ricorda la distruzione del primo santuario. E quindi praticamente lui cosa ha fatto? Dopo i Tammuz si è scisso, ha cominciato da Ariel Zilber, che era l'altro componente che ha preso un percorso religioso e è diventato Hoser Tshuva, è diventato osservante che non lo era prima, si chiama così Hoser Tshuva. Invece lui proprio non è che fosse molto osservante mai, però nel 1985, con la crisi economica che Israele stava attraversando in quel periodo, ebbe un lampo di religiosità.
Shalom Hanok, di famiglia lettone, di sinistra, ha tutto un suo percorso questo cantautore. E a un certo punto che cosa ha fatto? Ha fatto una canzone un po' ironica, un po' sorniona, sarcastica, però bella. Si chiama Mehakim et HaMashiach, che lo aspettiamo tutti, aspettando il Mashiach. E lui, imprevedibilmente, nel 85 faceva questo bel video, molto anni 80, dove lì imbraccia la sua chitarra elettrica e dice: cosa canta questo qui? Aspettando il Mashiach, perché proprio si augura che il Mashiach venga, e in dubbio viene, non viene, ci scherza molto su questo concetto, se non venisse e ci telefonerebbe. Sono un po' molto ironiche questa canzone, ripeto, però è piacevolissima e rende l'idea proprio della trasversalità in cui alcuni autori apparentemente laici, come Shalom Hanok, ci parlano del Messia in uno dei suoi più grandi successi, assieme a Kaha Vekaha, Così Così, o Adam Betok Atzmo, un uomo nella sua, dentro se stesso, che ripercorre le influenze di Cat Stevens o di Jason Donovan degli anni 70. Questo fu uno dei suoi più grandi successi che ascoltiamo immediatamente, aspettando tutti insieme Mashiach, assieme a Shalom Hanok. Prego. יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכל ויד כל בו, ענן סמיך בירוחם ממצמץ בשפתם, יהודה מסתכל בשעון ומבלבל בעיניו, משרד בצפון ארציאלי בעם יועץ, אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, נוחת זמזם אומר, תביא לנו קפה. משיח לא בא. משיח גם לא מטלפן. שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים, השחור ליהודה, התה לארציאלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לעשן, הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארציאלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זיפה ומרעים בקולו על הבן. משיח לא בא. Dopo questa carica rock di Shalom Hanok, che è proprio bravissimo, un pezzo veramente originale, un po' polemico, spero che nessuno si sia risentito, ma lui era molto oscillante fra polemica e invece sentimento, perché ha delle canzoni dolcissime, molto struggenti. Vi consiglio Chitarra Vechinor, che c'è in Isra Tour, chitarra e arpa, e violino anzi, col cantautore Ari Kainstein insieme nell'album Muscat del 1999, scrissero questa canzone meravigliosa, strepitosa, fantastica, sentimentale. Lui oscillava fra polemica, rock, fu colui che portò il rock intimista, anche Hatuna Levana, il bianco matrimonio del 1981, dove questi due coniugi ormai anziani che non si amano quasi più riflettono sulla loro vita, è veramente uno dei pezzi migliori del grandissimo Shalom Hanok. Adesso voltiamo pagina. Perché? Perché andiamo a un autore che invece discende da una famiglia di cantautori, una specie di club dove questa famiglia Banai furono uno più bravo dell'altro, e c'era Yossi Banai che cantava le canzoni di Jacques Brel tradotte in ebraico, e c'era il cantautore belga francofono, così dico due cose su Jacques Brel per chi non lo conosce, uno dei principali cantautori francofoni della storia musicale.
E poi c'era Yuval Banai, il leader della band dei Machina, pop, reggae, anni 90, bravissimo, Yuval Banai, fenomenale. E poi c'era Meir Banai, cantautore religioso, straordinario, stupendo, che ha fatto una canzone sul Kotel, sul muro occidentale, visto che il muro del pianto non mi piace, meglio un muro occidentale, ecco, dove lui cantava Shara Rahamim, la porta della misericordia, e purtroppo scomparve in giovane età, 55 anni. Suo fratello Eviatar, che anche lui seguì la corrente religiosa, e invece Ehud, e arrivo al dunque, prese un percorso tutto suo. Lui esordì, questo cantautore che sto per farvi sentire adesso, con David e Shaul. Sapete il re Davide, l'antagonista col re Saul, che prima lo voleva alla sua corte, ammirato dei suoi trionfi militari quando sconfisse il gigante cattivone Golia con la sua fionda, e poi invece dopo cominciò a invidiarlo, a rosicare, come si dice in romanesco, perché comunque non lo poteva sopportare più, vinceva tutto, era bravissimo, quindi aveva invidia. Ecco, Ehud Banai cominciò con la band dei Aplitim, i rifugiati, e fece questa canzone Ir Miklat, sulle città rifugio, con la tematica biblica. Quindi già da lì cominciava a interessarsi molto alla Torah, alla Bibbia, però non era ancora così, diciamo, interessato. Raggiunse il massimo di interesse fra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, dove incise questa David e Shaul nel 2017, veramente stupenda, che vi propongo adesso in versione live, perché Ehud Banai, oltre che essere un autore molto intimista, bellissima Brooklyn, bellissime il blues della terra di Canaan, insomma ci sono tante canzoni molto belle che trovate tutte in Israel, sono tutte contenute lì dentro, così almeno vi do una spruzzata su quello che trovate poi nel testo, se l'acquistate. E quindi adesso canta David e Shaul, da Re Davide e il suo rivale Saul, però in versione moderna, come se fossero due amici che hanno litigato, che c'è invidia, che c'è un po' di burrasca fra loro due. Quindi è curiosa questa rilettura dell'episodio dei salmi del re Davide con Saul in salsa moderna e nella quotidianità di oggi. Quindi Ehud Banai, David e Shaul, adesso. Buon ascolto. Prossima canzone, che io personalmente reputo un capolavoro, cioè, sono tutte belle, ma la prossima che stiamo per ascoltare è una meraviglia, così non vi anticipo solo questo sfogo e poi avrete occasione di dimostrarmi se anche voi la pensate così o meno. Intanto su Ehud Banai vi dico solo una cosa piccolina, che però è carina. Lui viene da una famiglia persiana. Ho studiato un po' la storia della famiglia da Mashhad, proprio una delle città principali dell'ebraismo persiano. Si trasferirono in Israele molto giovani, molto tutti insieme. Poi lui nacque a Gerusalemme e gli altri membri della famiglia nacquero un po' a Tel Aviv, un po' in altre città.
divennero ognuno bravissimo e ognuno peculiare nel suo campo. Questo è stranissimo, non è che uno ha avuto un po' più successo e uno ce l'ha avuto di meno. In ogni genere questi banai sono delle meraviglie singolari come i pezzi di un mosaico, giusto per citare il sito per cui collabora, ecco, così una battuta. E quindi praticamente i banai furono un club di artisti, uno più bravo dell'altro. Andiamo alla meraviglia che vi ho citato proprio adesso, così non ci perdiamo. Allora, lei è Etty Ancri, Esther Ancri, cantautrice particolarissima, perché? Perché lei comincia con delle canzoni pop normali, lei sì, abbastanza tradizionalista, non particolarmente osservante, di origine irachena, come Dudu Tassa, altro grandissimo autore che porterà la lingua araba nelle canzoni israeliane. Pazzesco, stranissimo Dudu Tassa, vi consiglio Dalina, che è una canzone tutta in arabo, Wayak, incredibile, dove lui canta in arabo. La Esther Ancri, detta Etty, con questo diminutivo, non arriva a cantare in arabo, non è mica così poliglotta, però ci canta una canzone stupenda, poeticissima, dove lei ha scritto proprio le parole, una poetessa di alto livello, dove ci racconta per filo e per segno la Yetziat Mitzrayim, l'uscita dall'Egitto. Quindi volevo proprio che una delle canzoni conclusive di questa rassegna, visto che Pesach non era moltissimo tempo fa, visto che l'uscita dall'Egitto, ve lo dico da osservante, ricorre moltissimo in tutte le preghiere, in tutte le tefilot, in tutti i momenti di ebraismo, si pensa all'uscita dall'Egitto. Ma non la si pensa mai, a mio avviso, con la bellezza poetica e l'eleganza di questi versi che Esther Ancri, detta Etty, ha confezionato in questa bellissima canzone Yetziat Mitzrayim, dove ci racconta un grande trasporto, l'uscita dall'Egitto, per cui Etty Ancri, Yetziat Mitzrayim. לבוא אל המדבר, אולי נמצא שם מים בדרך אליו, שיפתחו לשניים המים המלוכים, ונעבור באמצע I'm
se fossimo dal vivo sentirei magari un applauso, magari no, però secondo me veramente questo pezzo è un capolavoro da vari punti di vista, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista testuale, dal punto di vista ritmico, perché la cantautrice associa degli echi chiaramente iracheni e orientali in tutto il suo cantare, in tutto il suo intonare, in tutto il suo salmodiare. C'è molto questo profumo di Medio Oriente che percorre ogni verso di questa canzone, e al tempo stesso anche l'intensissima fede e la grandissima conoscenza della Torah di questa cantautrice, che fa anche paragoni con Yosef, Giuseppe, con Giacobbe, con i patriarchi, che esplora i sentimenti e la gamma dei protagonisti, che si lancia in metafore esistenziali sul fatto che anche noi nel nostro piccolo siamo come quelli che chiedevano l'acqua nel deserto, quindi ci lancia fantastiche suggestioni e fotografie concettuali molto profonde questa cantautrice. Adesso però è venuta l'ora di concludere questa rassegna e poi mi darò in pasto le vostre domande, dico scherzando, perché comunque immagino che abbiano suscitato domande, spero positive, osservazioni, tutte queste canzoni che io ho accuratamente scelto, perché seriamente parlando c'è stato un accuratissimo lavoro di selezione. Non è che sono solo queste le canzoni che parlano di ebraismo nella musica israeliana, ce ne sono tantissime, solo che alcune insomma non mi piacevano tanto, altre non sviluppavano temi superficialmente. Queste secondo me erano per un pubblico diciamo di non molto conoscenza della musica israeliana, sono un buon inizio perché possono dare il via a tante osservazioni tematiche e domande da parte dei presenti. Concludo questa rassegna di queste canzoni con un classico. Adesso si va proprio molto sul classico, quale sull'istituzionale nella musica israeliana. La canzone che conclude e chiude il cerchio si chiama Alkolele, è una dedica a Dio, una canzone meravigliosa che nel 1980 scrisse Naomi Sapiroff, conosciuta come Naomi Shemer dal suo secondo matrimonio con l'attore Gideon Shemer. La biografia di Naomi Shemer è spiegata in Isra Mix, che ricordiamo è il catalogo più biografico, laddove invece Isra Tour è il catalogo più etnico e interiore degli artisti. Quindi io direi che entrambi sono una buona maniera per sapere la biografia su Isra Mix e invece l'interiorità e l'origine su Isra Tour, per cui sono due aspetti che ho sviluppato prima quando mi avvicinavo, così vi svelo questo arcano, molto biograficamente e più freddamente. Tenete presente che sulla musica israeliana le fonti sono disorganizzatissime, proprio un mabul, è proprio un diluvio, perché c'è poco, ho cercato su una marea di siti, è stato difficilissimo. Mentre invece in Naomi Shemer le parole di Alkolele le trovate in Isra Tour. Bene, Alkolele è un'invocazione accorata a Dio, molto commovente, molto religiosa, molto in linea con i precetti di fede, di osservanza, di timore di Hashem, di tutte le cose dell'ebraismo più classiche, che però si riveste di una eleganza poetica che questa poetessa straordinaria, perché fu una delle più grandi poetesse oltre che cantautrice, timidissima, lei cantava pochissime volte e regalava tutto. Era un po' come Ud Manor, sono molto simili, loro apparivano pochissimo e davano tutto agli altri, e quindi ci sono tante versioni di Alkolele, che ringrazia Dio per il dolce, per l'amaro, per il bastone, per il miele. È stupenda, veramente. 1980 lei firma insieme a Yerushalayim Shel Zahav del 1967, che è la canzone più conosciuta, una delle poche canzoni che sono riuscite a sopravvivere all'uscita dei confini di Israele, cioè, scherzando, quasi un miracolo che sia arrivata in Occidente con la vittoria della guerra dei sei giorni, di cui parlai 2 anni fa quando cominciai il mio tour di serate sulla musica israeliana. E quindi torno su Naomi Shemer con grande piacere con Alkolele, cantata questa volta da Shlomi Shabbat, che è già un artista incredibile di origine turca, anche questo lo trovate in Isra Tour, che sembra anche lui assolutamente non osservante, senza kippah, senza niente, che però canta molto spesso di temi invece religiosi e spirituali. Bellissima la sua canzone Abba,
papà, dove non si sa se sia suo padre o se sia il nostro padre che è in cielo, c'è molta questa ambiguità, e Enod Milvadò, non c'è nulla tranne Dio, per cui più religioso di così è una canzone veramente stupenda di Shlomi Shabbat. Qui ci sorprende in un video mozzafiato che in uno stadio, nella festa per i 70 anni di Israele, organizzata dall'ex presidente Rivlin, visto che abbiamo cambiato guardie da poco con Yitzhak Herzog, che curiosamente è nato il mio giorno, il 22 settembre, così vi do questa curiosità, e quindi praticamente lui ci sorprende Shlomi Shabbat con una versione fantasmagorica, con un video molto bello e cinematografico di Alcolele, con una folla incredibile, molto pre-Covid, quando ancora si poteva assemblarsi, riunirsi, e volevo appunto salutarvi prima delle vostre domande con questa Alcolele, ringraziando Dio di questi mesi dove ho potuto studiare, sviluppare, pregare, riflettere e mischiare, come tanto mi piace fare, osservanza e cultura in un grande abbraccio virtuale fra questi due mondi che cerco di fare convivere il più possibile e in armonia e in piacevolezza verso tutti. Per cui Alcolele, Shlomi Shabbat, che canta Naomi Shemer. Prego. על הדבש ועל העוקץ, על המר ועל הטוב, על בינינו הדינוקת שמורני הטוב. על האש המבורר, על המים הזכים, veramente
grazie mille a tutti, grazie calorosissimamente a Paola, all'assessore alla cultura Gadi Schoenheit, a Pia per questa bellissima presentazione, a Andrea per la collaborazione editoriale molto preziosa e piacevole come sempre, e a tutto questo bellissimo staff e ai presenti, che veramente ho passato una serata stupenda e spero di passare tante altre insieme a voi e assieme a chi vorrà seguire la bellezza e la magia e l'intensità della sconosciuta e invece straordinaria musica israeliana, che mette in relazione tutta la vita, dall'ebraismo alla storia, alla lingua ebraica dei cantautori, alle provenienze, alle migrazioni occidentali e internazionali. Si può parlare ore della musica israeliana e quindi io sono pronto e disposto a farla conoscere, a promuovere il più possibile, grazie a voi e a chi mi seguirà. Per cui adesso lascio la parola alle domande e grazie ancora, veramente sono molto emozionato e molto contento, e vi invito a leggere Isratur e Isramix per ripassare, nel caso mai, appunto, qualche titolo o qualche testo vi fosse sfuggito. Poi per qualsiasi domanda io sono sempre qui al vostro fianco. Grazie a tutti. Prendo un attimo la parola subito in attesa che arrivino altre domande, per ringraziare te, perché non ci avrei proprio scommesso. Noi abbiamo fatto di tutto, speravamo di fare in presenza almeno questo ultimo incontro e purtroppo ancora il Covid ci tiene legati. Beh, Roberto, grazie, perché grazie sei riuscito lo stesso a farci ballare sulle sedie, a farci sognare, a farci sentire un po' in Israele, a farci scoprire un angolo di Israele che forse non tutti conosciamo, perché questo parallelo fra l'ebraismo, la spiritualità portato verso gli altri attraverso il rock, attraverso le melodie un po' brasiliane o tutto quello che ci hai fatto sentire, è stato veramente un inedito. E questa via alla felicità che passa dalla musica credo che sia un messaggio bellissimo per chiudere il nostro percorso di quest'anno, a tratti così appunto faticoso. Sì. E quindi ti ringrazio davvero di averci fatto sorridere e di averci fatto sognare. Grazie mille, grazie Pia e grazie a tutti voi. Adesso vediamo se ci sono un po' di domande. La parola Andrea, Pia. Ma me l'hai proprio rubata, perché vabbè, vuol dire che ci siamo sposati bene, assortiti bene, perché hai detto prima quello che volevo dire prima e adesso hai detto esattamente quello che volevo dire dopo, ovvero sia davvero il sorriso che ho visto sulle facce di tutti, ma in particolare guardavo la mia immagine dentro questa faccia col sorriso stampato. E quindi Roberto, grazie infinite per averci dato un'ora di felicità, direi decisamente grazie, quello grazie, che tu hai detto prima, la mitzvah della felicità. Tu sei stato un portatore, diciamo, piccolo, speriamo sempre più grande. E poi volevo dirti una cosa sul libro e chiudo. A pagina 36, io sono andato immediatamente, tanto le pagine sono infinitamente di più di quelle che tu dicevi, perché sono la bellezza di 130, ma alla pagina 36, siccome quella canzone che tu hai fatto sentire per ultima, Alcolele, e io l'avevo già vista sui social e mi aveva commosso profondamente, cosa che ovviamente mi ha ricommosso adesso ancora di più con tutta la tua presentazione. E quindi ho detto, ci picchi, adesso vado finalmente a capire che cosa dice sta canzone. Pagina 36, in un secondo l'ho trovata, non è che me lo ricordassi a memoria, ho trovato la canzone, ho trovato il contesto e poi ho trovato il testo. E nel tempo che noi l'abbiamo vista, in pochi minuti, io mi sono documentato e quindi... diciamo che è un piccolo riconoscimento e spero che te ne diano tantissimo quelli che c'erano stasera, ma parlandone e scrivendone agli altri, perché davvero chi non ha potuto godere stasera se lo può godere parzialmente sul libro, perché devo dire che come parli tu, sinceramente, io rimango tutte le volte stupefatto. Anche questo l'ho già detto Pia, però non posso che ripeterlo, perché veramente hai una capacità di linguaggio che lascia di stucco.
complimenti ancora. Grazie mille veramente, grazie davvero. Intanto ringrazio Andrea per lo stupendo lavoro editoriale, per la bellissima collaborazione che già avevamo intrapreso con Isra Mix, la nostra prima avventura. Adesso faccio un po' di Amarcord, come ci siamo incontrati aperitivi in concerto, e mi hai detto perché non facciamo un libro. E quindi esatto, adesso a 6 anni di distanza da quel 2015, dopo il concerto di Ravid Kahalani, straordinario, esatto, un esponente meraviglioso della tradizione Mizrahit yemenita, siamo qui al secondo libro, per cui veramente bellissima squadra, e spero in tante belle collaborazioni con te e con tutti. Abbiamo già un'idea, non la diciamo naturalmente. No, non la diciamo perché la lasciamo come segreto professionale. Proprio ebraica l'idea dopo. Delle... Scusate di nuovo se mi introduco in questo vostro duetto, e scusate se prego. Non era preparato. Io invece volevo chiederti, Roberto, se tu riuscivi a darci qualche informazione in più, e sono molto contenta che tu abbia chiuso il tuo cerchio stasera con la versione che è stata messa in piedi dal progetto Kululam, perché Kululam noi abbiamo provato a farlo venire come assessorato alla cultura, ma ancora non ci siamo riusciti, figuratevi poi con il Covid, ma ci riusciremo, perché Kululam è molto particolare. Riescono, questo gruppo, a coinvolgere migliaia di persone e in un'ora, dividendoli per gruppi, riescono a insegnare il testo della canzone, probabilmente questo lo conoscevano già tutti, ma come avete visto era un pubblico incredibile. E c'è un direttore d'orchestra, in quel caso c'era l'orchestra, avete visto anche il presidente Rivlin che cantava come gli altri. Sì. E questo incontro di persone che cantano e poi si disperdono è una specie di happening un po' programmato, sta avvenendo anche in giro per il mondo, è stato interrotto dal Covid, nato in Israele, e io lo trovo meraviglioso, perché anche guardare le persone che cantano e che si sentono parte di un progetto annulla completamente le barriere, e ce ne sono tantissime. Io volevo sapere se tu sapevi qualcosa di più di questo progetto Kululam. No, però posso informarmi, e quindi bellissimo, mi piacerebbe molto, anche Covid permettendo, magari portarlo qui, perché è estremamente interattivo ed è geniale come riescono a unire il pubblico e il cantante in maniera assolutamente stupenda e stupefacente. Quindi sarebbe stupendo, e invito magari come suggestione, se riusciremo. Ce la metteremo tutta. Se ci riusciremo, Bezrat Hashem, se Dio vorrà, a portarlo qui, quindi sarò molto felice magari di presentarli, se avete piacere, perché veramente mi hanno commosso e sono bravissimi. Abbiamo delle... Ha chiesto la parola Irene Lopez. Prego. Ciao a tutti, mi sentite? Benissimo. Sì, benissimo. Bene, allora mi riferisco in particolare, Claudio Cohen ha citato il coro che c'era al Tempio, e allora io vorrei ricordare che al tempo dei nostri genitori e fino a subito al dopoguerra il coro era un coro misto, e c'erano i canti spirituali meravigliosi da brivido che cantavano, hanno fatto anche un disco con l'accompagnamento di Vittore Veneziani, che era il direttore del coro della Scala, che era stato discriminato come tutti gli insegnanti, sì, e aveva portato avanti questo coro. E fa parte della spiritualità appunto ebraica, e lo vediamo in quest'ultima sessione, questa cosa che ci ha fatto vedere meravigliosa con tutti che cantano, per cui avere oltretutto tolto il coro misto, poi adesso non c'è, a parte il Covid che questo è un altro problema, cioè ha perso completamente il significato. Invece questo che abbiamo visto di cantare tutti assieme, secondo me appunto, come avete detto anche voi, è una cosa meravigliosa, avvicina i testi biblici, e non c'è nessuna, come vediamo, problema di essere insieme uomini, donne, pieni di persone religiose con la papalina che cantavano insieme. Mi ricorda di più, non so, per esempio i canti spirituali negri. Io sono stata in una chiesa in America di neri, e la bellezza di cantare tutti assieme ti fa venire la pelle d'oca, insomma.
adesso senza pensare alle cose, diciamo, di origine cristiana, però non so se mi sono spiegata, questa potrebbe essere ripresi, perché queste musiche che ha fatto Veneziani per coro misto ci sono, ed è un peccato che non vengano diffuse anche qua in Italia. Questa è una buona idea, bravo, ecco, stavo pensando a qualcosa di così inedito, in tema di cose inedite, perché no, io sono aperto a tutte le proposte, poi l'idea del coro ebraico di persone si riallaccia anche proprio all'uscita dall'Egitto, la cantica del mare quando tutto il popolo uscì e cantò, quindi al di là dei gospel e delle cose successive, l'idea di coro è molto invece ebraica ed è molto nostra, tant'è vero che nei Zemirot, nei canti dello Shabbat, la famiglia canta insieme, insomma l'idea del cantare insieme è molto presente nella tradizione ebraica, per cui assolutamente ottima suggestione. Poi c'è il coro con la Kolot, che sono bravissimi, insomma voglio fare... E ce n'è anche un altro. Come? Ce ne sono due di cori a Milano. Io ho citato uno, ma veramente sono delle belle realtà che vanno valorizzate. Il coro è molto importante proprio perché dà l'idea del canto ebraico tutti insieme, che dai tempi della Bibbia ricorre. Sì, è l'unica cosa appunto che queste due realtà restano isolate al gruppetto che le sta cantando, mentre invece quello che abbiamo visto adesso è una diffusione collettiva, cioè trovare il modo, naturalmente noi siamo... pochi in Italia rispetto a un concerto ovviamente fatto in Israele, però è proprio il percorso che è diverso, è la funzione religiosa con la musica, eccetera. Conosco benissimo i cori ebraici che ci sono a Milano, però quello che intendevo io è un qualcosa di molto più esteso, no? Sì, come quello che abbiamo visto nel video, cioè esatto. Si potrebbe parlarne così, io da conduttore, è un bel progetto sicuramente. Poi Vittore Veneziani è un personaggio molto grande e molto dimenticato, fa parte di quei compositori ebrei del Novecento molto importanti come Leone Sinigaglia, come Mario Castelnuovo Tedesco, certo, veramente sono personaggi molto molto importanti che l'amica Lidia Cividali mi ha fatto conoscere, poi li ho studiati anche per conto mio, per cui è una bella idea. Abbiamo Franco Fo che chiede un attimo la parola. Prego Franco. Intanto che gli do l'audio, Claudio Cohen diceva che lo studio della storia ebraica attraverso la musica sarebbe un ottimo modo per avvicinare di più i giovani alla cultura ebraica. Scusa, Pia, mi hai detto chi è che vuole la parola? Franco Fo. Ecco, non la manina. Sospeso, ha alzato anche la manina, per cui fatelo parlare. Subito. Vai Franco. Dai Franco, becavo. Smutati. Ok. Ecco, ce l'ho fatta. Buonasera a tutti. Ciao Franco. Niente, io sono Franco Fua, canto nel coro con la Kolot di Milano. Volevo cogliere l'occasione, visto che potrebbero esserci persone interessate, a cantare con noi e avvisarvi che contiamo di ripartire a cantare in settembre. Cerchiamo sempre nuovi coristi e cerchiamo anche nuove idee, quindi potrebbero essere nuove canzoni da farle insieme, non insieme, non lo so. Ogni idea, ogni suggerimento verrà valutato insieme e speriamo di fare un bel gruppo che riprenda a cantare per il bene dei cantanti e anche di chi ci sente. E quando ti vedo, caro Franco, scusa l'interruzione, ricordo quel bellissimo pomeriggio a Lugano quando siamo andati insieme. Infatti. E ho presentato le belle canzoni israeliane che avete cantato a novembre nel pre-Covid, quando ancora non sapevamo, nessuno sapeva cosa si stava battendo sulle nostre teste. È stato un momento veramente fantastico nonostante la pioggia torrenziale, per cui dovete andare in tante belle occasioni. Per fortuna eravamo al coperto. Esatto, Isaac Baruch Franco. Sì. Comunque niente, abbiamo un sito www.corocolacolot, lì potete scriverci per informazioni e quant'altro. Scusa, giusto per scriverlo in chat, www.corocolacolot con l'H. Tutto attaccato? Sì, punto it. Bene, grazie.
giusto? Guarda sulla chat. Coro col colot. Direi di sì. Perfetto. Grazie, allora, grazie mille, grazie anche per grazie il suggerimento di suggerirvi magari qualche nuova idea, mi sembra bello. Sì. Abbiamo bisogno di gioia, di musica, di ripartire anche in questo. Grazie. Ecco, grazie. Venite a cantare con noi. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, grazie. Buona serata. Ciao. Va bene, io intanto ne approfitto per augurare a tutti una buona vacanza e buone vacanze. Ci vediamo, ecco, per Rosh Hashanah con l'anno nuovo. E ringrazio tutto lo staff di cultura personalmente che mi ha supportata in quest'anno di lavoro e mi sono proprio divertita. Con grazie tutti. Mille anche da parte mia, a te Paola, a Pia, a Andrea, a Gadi e a tutto questo bellissimo staff, sperando in nuove collaborazioni e in mesi positivi per tutti. Allora, penso che... Dunque, no, è arrivato qualcosa. La serie di musica israeliana a sfondo religioso, grazie a Kesha di avere questi Zoom graditi più che mai in questo periodo, dal quale spero ne usciremo presto. Ma please, mantenete in Zoom in contemporanea, in presenza. Certo, ormai questo l'abbiamo capito. È giusto, anche perché molti di voi sono amici, ma lontani. E quindi sicuramente sarà un po' impegnativo, però assolutamente anche per noi sarà fondamentale mantenere ormai questa tradizione. Quindi io vi ringrazio davvero tanto di averci seguito, accompagnato, dato forza. È stato molto bello, malgrado tutto è stato veramente molto molto bello. Grazie Paola, davvero. Grazie Paola, grazie Pia, grazie a tutti. Buona estate. Buona estate e buone vacanze. E a presto.